Senta, la mafia, a differenza delle istituzioni, non tutte per fortuna, però di molte istituzioni è attenta, lo vediamo anche da questo, insomma, in modo indiretto ovviamente, anche se non possiamo escludere che dietro qualche videogioco ci sia magari qualche operazione proprio, non lo possiamo né confermare né escludere ovviamente, perché ci sia qualche manina, diciamo così. Sì. Detto questo, la mafia, mentre la mafia è attenta alle giovani generazioni, lo Stato è assente, non in tutto, la magistratura c'è, però per esempio la scuola dovrebbe fare di più, cioè vede la differenza, la mafia investe sui giovani tragicamente e chi invece dovrebbe investire per sottrarli alla mafia non c'è. Cioè di peggio, secondo me, quando si vuol parlare di mafia si dice che in questo modo si criminalizza il paese o si criminalizzano singole comunità, singole certo. città e quindi non bisogna parlarne perché questo no, non fa il gioco del paese, degli interessi economici del paese, non vengono più i turisti eccetera. È un modo di, come dire, mettere la polvere sotto il tappeto per nascondere la polvere, ma nasconderla non vuol dire eliminarla, prima o poi arriverà. Io mi ricordo per esempio quando per anni io fra i primi, ma molti altri con me, abbiamo denunciato la presenza della 'Ndrangheta in Lombardia, a Milano, io dicevo Milano capitale della 'Ndrangheta, non più Reggio Calabria, certo. venivo insomma ignorato, se non osteggiato, adesso l'hanno capito un po' tutti. Ma per anni si è detto che parlare di questo voleva dire criminalizzare la società lombarda, Milano, la città, la capitale industriale del paese e così via. Ma ignorare non vuol dire risolvere i problemi, vuol dire semplicemente aggravarli. Mm-hmm. Ora, parlare nelle scuole di mafia in senso corretto, in senso intelligente, è molto opportuno, noi lo facciamo nelle scuole, io quando mi chiamano ci vado sempre, dalle scuole medie fino a quelle superiori, quindi lo facciamo, però occorrerebbe, come dire, un intervento di tipo istituzionale, programmato. Certo, anche perché la mafia investe territorialmente, investe intanto, veicola un modello di successo, un modello di business, modi di vestire, modi di vivere, aiutata in questo anche da, come diceva lei, da una certa cinematografia, da fiction, però comunque il mafioso sia sul territorio che a livello di immaginario è veicolato, è glamour paradossalmente, certo, è glamour, l'uomo, no? Di successo, è l'uomo di successo, è l'uomo di successo. Sponda, adesso anche a livello sociale, perché entra nei circuiti alti del potere politico ed economico. E non più soltanto come ostentazione di ricchezza, se vogliamo, volgare, il Rolex, l'auto sportiva, eccetera. Non è più solo quello, dice. Nei piani alti del potere. Esatto. E questo è pericoloso. Non solo, poi un ulteriore profilo, diciamo, di perplessità per questo tipo di giochi è che in qualche modo nasconde la realtà. Come dicevo prima, la mafia oggi è diversa. E presentare la mafia come uno scontro fisico, come uno scenario di violenza pura e gratuita, vuol dire anche, come dire, è un'operazione di distorsione e di riduzione della mafia così come è oggi, perché non presenta tutti gli aspetti che dicevo prima, cioè la mafia come espressione invece di una criminalità con finalità economiche che trae profitti da una serie di affari e che si ormai si introduce in tutti i livelli del potere della società. La mafia non è il mafioso che spara, la mafia è tra noi, se ne sapendo di conoscere, è nel commerciante dove andiamo a comprare i vestiti, è nel titolare del supermercato, e nel ristorante, abbiamo visto la discoteca, esatto, l'abbiamo vista adesso. Questo è quello che invece ci dovrebbe far capire una buona educazione antimafia. Tra l'altro chi è accusato dalla procura, mi pare, di Milano, cioè Lele Mora, di essere partecipe dei locali con fidanzati, se non ricordo male, Lele Mora era lo stesso che insomma frequentava Arcor, e questo non è il massimo come immagine per il nostro... Non è il massimo, ma a prescindere da questo, insomma, questo fa capire come sia ormai estesa l'occupazione di spazi di vita pubblica che prima venivano ritenuti immuni, e oggi invece i locali notturni, le discoteche, le pizzerie, i ristoranti,
No, però la domanda era un'altra, cioè non la trovo inquietante che Lele Mora, che è socio di Gaetano Fidanzati e poi fosse ospite fisso, lasciamo stare il bunga bunga che chi se ne frega, fosse fisso del nostro Presidente del Consiglio, cioè questo era socio dei mafiosi. Certo, questo è un elemento di forte perplessità e di sconcerto. Lele Mora frequentava anche Paolo Martino, che è un boss dell'Andrangheta Reggina, che vive a Milano ormai da molti anni, e quindi voglio dire, è un circuito criminale di cui fanno parte anche questo tipo di personaggi, ma questo ormai è generalizzato questo fenomeno. Secondo lei Berlusconi lo sapeva o no di queste frequentazioni? Io non lo so se lo sapeva, aveva tutti gli strumenti per saperlo, posso solo dire questo. Poi se lo sapessi o meno io no. Aveva tutti gli strumenti per sapere chi entrava. Certo. E di solito un premier, quando ha a che fare con delle persone, si informa, no? Immagino di sì. Avendo i servizi, avendo la... Non so che le dica, spero di sì, io lo faccio, questo è il mio piccolo, ma insomma, penso che lo faccia anche... Infatti di questi temi, a lei a cena non l'hanno mai... difficilmente mi vedranno coinvolto in cene a rischio. In cene a rischio? Non l'hanno mai trovata. No, infatti il problema di, vabbè, questo è un altro discorso, il problema di alcuni magistrati, che il magistrato non deve essere solo imparziale, deve anche apparire tale, quindi anche nelle sue frequentazioni dovete essere cauti. Deve stare molto attento, soltanto che vede, la polemica contro i magistrati è diretta contro quelli che lavorano, che fanno, e non contro quelli che trafficano e gestiscono questo tipo di affari. Poi invece scopriamo che sono proprio questi quelli che hanno contatti ambigui, strani, illeciti. Perché secondo lei, scusi la domanda, questo tipo di magistrato è innocuo per il potere, mentre invece il magistrato che fa il suo lavoro, che è intransigente, che non guarda in faccia nessuno, che applica la legge e applica la Costituzione, cioè che è l'obbligatorietà dell'azione penale, certo, quale che sia l'indagato, quello non piace, viene definito toga rossa a prescindere. La toga rossa che poi magari non vota manco rosso, cioè. Sempre a posteriori, se lei ha notato la definizione di toga rossa, non è che si sa prima chi era toga rossa, lo si scopre dopo la sentenza. Se la sentenza è favorevole, allora non è toga rossa, se è sfavorevole diventa automaticamente, entra nel club delle toga. Però onorevole Macchi, lei è... Onorevole no. Dottor Macchi, chiedo scusa, lei ha avuto parecchi ruoli istituzionali, ne ha uno importantissimo anche adesso, purtroppo Roma vedo che per molti magistrati è tentatrice. Roma è un ambiente difficile. È difficile, cioè dovete stare a casa. È difficile Palermo, come è difficile Napoli o Reggio Calabria. Però proprio perché si è in quelle città, dottor Macchi, bisogna essere cauti, non trova. Certo, soprattutto non bisogna farsi tentare dall'idea di entrare appunto nel potere ufficiale alto, voi siete espressioni lì per tutelare tutti, perché comunque anche quando indagate, arrestate, lo fate nell'interesse della collettività, certo. È quello che bisogna spiegare agli italiani, non perché la gente va messa in carcere, perché non credo che ci sia un magistrato che goda a meno che non sia un malato, lo fa nell'interesse di tutti e così. Invece, ecco, però questi magistrati che trafficano, sono tanti o pochi? Ma diciamo che, se non so quantificare, ce ne sono un po' dappertutto, e temo che questo clima favorisca, come dire, l'aumento di queste categorie, mentre invece, proprio perché questo clima politico? Questo clima politico generale di ricerca del successo, del potere, delle soddisfazioni. Contagia anche i magistrati. E anche i magistrati, forse alcuni quantomeno, vogliono avere la macchina sportiva, gli orologi, le donne, le vacanze di lusso, e certo, con il nostro stipendio a tutto questo non si può accedere. Sì. Ricordiamo che i magistrati guadagnano cifre da funzionario di Stato, diciamo così. Di buon livello. Con una paga dignitosa che consente di vivere dignitosamente, ma niente di più. Se si vuole avere qualcosa di più, allora bisogna entrare in questi circuiti e cedere alle tentazioni. Bisogna evitarlo questo. Certamente lei un suo indagato non l'avrebbe mai incontrato.
se non in sede, non è capitato. No, non è capitato. Se non nella sede del tribunale, insomma, in sede ufficiale. Certo. Se non dall'altra parte della scrivania. Dall'altra parte suona minacciato, no, giustamente, se non, però lei, insomma, se in una situazione di salotto non l'avrebbe mai incontrato, se no, non sono un frequentatore di salotti per mia forma mentale, devo dire, sono un poco incline alla mondanità, ma poi certamente uno di noi deve stare particolarmente cauto nelle frequentazioni. Altrimenti si rischia davvero. Dottor Macchi, per chiudere, sta lavorando a qualcosa, qualche libro, qualche riflessione? Ma io ci penso sempre, per il momento scrivo degli articoli, dei piccoli saggi, prefazioni ad altri libri, ho scritto dei saggi per riviste specializzate, qualche libro ci penso ogni tanto. Perché il mondo che lei ha combattuto non è conosciutissimo. Non è conosciutissimo, soprattutto per come intendo io scrivere in materia di mafia. Non mi interessa, come invece tanti altri fanno, fare delle descrizioni o dei libri compilativi di processi. Io vorrei tentare di fare qualcosa di più, spero di riuscirci, di avere il tempo per farlo. E su Saviano che idea si è fatto per chiudere? Saviano ha avuto un grandissimo merito, quello di portare all'attenzione non dell'Italia ma del mondo. Il fenomeno della camorra con tutte le sue implicazioni economiche, politiche, di crudeltà, di violenza, di tutto, quindi ha avuto un merito enorme. Bisogna rispettarlo per questo e apprezzare anche il sacrificio che poi tutto questo gli ha comportato. Ha pagato, certo, a 27 anni, certo. Continua a essere, secondo me, una risorsa per il fronte antimafia, senza mitizzazione. A me non piacciono i miti, insomma, in queste persone. Non bisogna fare dei miti delle persone, però, ma è sicuramente una persona che ha dato un grande contributo. Non a caso gli Stati Uniti, insomma, hanno riconosciuto la potenza della camorra. Nel 2008 è stata la 'Ndrangheta a essere inserita fra le associazioni pericolose per l'alleanza che aveva con i cartelli messicani per il traffico di cocaina. Adesso hanno scoperto anche la camorra. Sa qual è la mia preoccupazione? Che proprio i profitti acquisiti attraverso i traffici di droga poco a poco inquineranno tutto il mondo. Noi, questo è un problema che io mi pongo sempre, adesso non abbiamo il tempo per affrontarlo, ma il problema del proibizionismo in materia di droga è un problema molto serio, perché questo è un sistema che è servito solamente ad arricchire le mafie, soprattutto quelle italiane, ma non solo, e a renderle invincibili sostanzialmente. Noi dobbiamo porci il problema se questo è un sistema che va mantenuto o se bisogna pensare ad altro tipo di strategie, perché non si può continuare così, non possono entrare nella nostra economia 100 miliardi all'anno di euro, perché col tempo questo altera completamente le regole del mercato, le regole della politica, le regole della convivenza, altera il sistema economico, bancario, finanziario. Ce la facciamo a reggere per quanto tempo ancora? Magari su questo facciamo una riflessione più ad hoc, che ne dice? Sì, penso che meriterebbe una Sì, perché è troppo forte, nel senso, troppo interessante e troppo giusta la sua riflessione. Grazie, dottor Macchi. Arrivederci. Grazie a te, buongiorno.